fanno riferimento ai sistemi di gestione della qualità, quindi fa riferimento al sistema, all'organizzazione dell'azienda, ma non fa riferimento a quello che invece è il prodotto. Quindi io certifico il mio sistema di gestione della qualità. Allora, da questo punto di vista, il sistema qualità, gli attori quali sono? Allora, ovviamente abbiamo le aziende, organizzazioni e associazioni che chiedono ovviamente una certificazione. Ci sono poi laboratori che possono essere certificati e gli organismi di certificazione. Gli organismi di certificazione sono di fatto gli enti che certificano, e quindi sono gli enti che in qualche modo ti rilasciano il certificato e che sono accreditati. Devono essere organismi accreditati da chi? Da un organismo che appunto oggi viene è Accredia, si chiama Accredia. Un tempo era Sincert, ci stava che è il Sistema Italiano Nazionale di Certificazione, poi c'era il SINAL per l'accreditamento dei laboratori e il SIT per la taratura degli strumenti. Oggi tutto questo è stato incluso in un altro organismo che si chiama Accredia. Al di sopra, logicamente, ci sono gli enti europei e nazionali di normazione che emettono, promulgano delle norme che vengono poi recepite a livello nazionale o a livello europeo e ovviamente poi portano alla certificazione, cioè all'agire o comunque a un operare o realizzare prodotti conformi a quanto previsto in una determinata norma. Per quanto riguarda gli organismi di normazione, che sono poi teoricamente al vertice di questa catena, tenete presente che l'organismo di normazione è un organismo che svolge ovviamente un'attività solitamente normativa, che viene riconosciuta questa attività a livello nazionale o internazionale, e la cui attività qual è? È l'approvazione o il recepimento di norme pubblicamente disponibili, cioè solitamente può o promulgare delle norme o recepire delle norme e renderle pubbliche e disponibili all'interno del territorio nazionale. Per capirci, dunque, per quanto riguarda il settore elettrico, forse sapete che esiste nel mondo l'IEC, acronimo per International Electrotechnical Commission, che è l'organismo di normazione a livello mondiale. A livello europeo c'è il CENELEC, che è invece il Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica, quindi che è il comitato che invece recepisce le norme internazionali e logicamente a livello europeo le promulga. E poi a livello italiano c'è il Comitato Elettrotecnico Italiano, il CEI. Lo stesso ovviamente per quanto riguarda i sistemi di qualità è la stessa cosa, cioè nel mondo, come sapete, esiste l'ISO, l'organismo di normazione. ISO sta per International Organization for Standardization, che è l'organismo a livello mondiale. Le norme ISO vengono recepite in Europa dal CEN, che è il Comitato Europeo di Normazione. Le norme europee a livello nazionale vengono recepite dall'UNI, che invece è l'ente italiano di normazione. D'accordo? Questa è la logica. Quindi c'è un organismo di normazione più grande a livello mondiale, solitamente noi consideriamo poi quello a livello europeo, che è quello che ci interessa, e poi quello italiano. Per quanto riguarda
le norme ISO, si parla di ISO proprio perché le norme sono delle norme internazionali e UNI quando la norma viene recepita a livello nazionale. Per gli organismi di accreditamento, come funziona? Dunque, tenete presente che gli enti di certificazione, cioè quelli che certificano ad esempio un'azienda secondo la ISO 9000, ad esempio, deve essere un ente di certificazione, deve essere un organismo accreditato. Che significa accreditato? Cioè ci deve essere al di sopra un organismo di accreditamento che viene riconosciuto ovviamente a livello nazionale e internazionale, che provvede all'accreditamento di questi enti di certificazione. Questo accreditamento serve per quale motivo? Perché gli enti di certificazione, una volta accreditati, scatta automaticamente il mutuo riconoscimento tra di loro. Cioè che cosa significa? Cioè significa che se io certifico un'azienda, no, con un certo ente di certificazione, per esempio SGS, che appunto è un ente di certificazione, la certificazione viene ugualmente riconosciuta da un altro ente di certificazione, che potrebbe essere il TUF o il DNV. Quindi c'è un mutuo riconoscimento. Allora, prima di questo regolamento CE del 2008, gli organismi di accreditamento erano due: c'era il SINCERT, Sistema Italiano Nazionale di Certificazione, che accreditava gli enti per i sistemi ovviamente di certificazione prodotti, certificazione di qualità, certificazione del personale, sistemi di audit di ispezione. E poi c'era il SINAL e il SIT, Sistema Italiano Nazionale di Accreditamento dei Laboratori e degli Strumenti di Taratura, che invece serviva per l'accreditamento degli enti di certificazione dei laboratori di prova e di taratura. Con l'uscita di questo regolamento del 2008, il SINCERT è stato eliminato e è nato invece Accredia. Accredia di fatto si articola in tre dipartimenti: un dipartimento di organismi di certificazione e ispezione, un altro dipartimento per i laboratori e per la sicurezza degli alimenti, e un altro per i laboratori di taratura. E quindi ovviamente questo primo dipartimento si occupa dell'accreditamento, quindi di organismi per certificazione di prodotti, certificazione di qualità aziendale, certificazione personale, sistemi di ispezione, laboratori di prova e taratura. Quindi semplicemente, quindi rispetto a quello di prima, un pochettino si è cercato di concentrare il tutto in un unico organismo di accreditamento che è Accredia, mentre prima era SINCERT, SINAIL e SIT. Ecco, questi erano alcuni dati che avevo trovato per quanto riguarda la certificazione ISO 9000, in particolare ISO 9001, che poi è la norma a cui oggi facciamo riferimento. Allora, nel mondo, almeno questi sono i dati che risalgono, che ho trovato su Accredia, sul sito di Accredia, e che risalgono a un paio di anni fa, due o tre anni fa. Allora, gli organismi, le organizzazioni certificate ISO 9000 sono circa 1 milione nel mondo. In particolare, dunque, con riferimento ovviamente alla qualità, questo diagramma fa vedere la diffusione degli strumenti della qualità, e quindi gli strumenti di cui noi parleremo per il miglioramento della qualità, come sono diffusi e come vengono utilizzati all'interno delle aziende. In Cina abbiamo valori molto elevati, come vedete, circa 300.000, 130.000 in Italia,
in Russia circa 60.000 e poi valori ancora più bassi in Spagna e in Germania. Sulla certificazione, questi sono aggiornati al 2012 e queste sono le aziende certificate in Italia. Vedete che il trend crescente in pratica fino al 2010-2011 e poi ovviamente qui ovviamente i dati sono fino al 2012, ma comunque vi garantisco che negli anni successivi, quindi 2013-2014, sono andate diminuendo ulteriormente, come forse vi potrà confermare anche l'ingegnere Passariello quando verrà appunto a svolgere il seminario. A livello regionale, la diffusione degli strumenti della qualità, vedete che c'è un impiego abbastanza diffuso degli strumenti della qualità in Lombardia, nel Lazio, quindi nel Veneto, ma nelle altre regioni comunque c'è comunque un gap notevole rispetto soprattutto a quella che è la Lombardia. Per settore di accreditamento, anche questi sono dei dati abbastanza recenti, stranamente si vede che quelli che utilizzano maggiormente gli strumenti per il miglioramento della qualità sono le aziende del settore edile, quindi imprese di costruzioni, installatori di impianti e di servizi, e qui vedete una distribuzione comunque via via decrescente. Questi ultimi sono le aziende di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche e ottiche. L'iter di certificazione, come vi dicevo, è questo. Di fatto si parte da una richiesta di offerta da parte dell'azienda, quindi l'azienda contatta un ente di certificazione. Ripeto, non c'è un ente migliore rispetto ad un altro, siccome poi alla fine per la certificazione, una volta ottenuta la certificazione, c'è il mutuo riconoscimento, quindi la certificazione che ottengo da un ente, ripeto, te l'avevo detto prima, per esempio il TUF, ha lo stesso valore della certificazione ottenuta da un altro ente di certificazione. Contatto l'ente di certificazione, vuoi perché mi piace di più, vuoi perché ho un amico o per qualsiasi altro motivo, vuoi perché me l'ha consigliato qualcuno, chiedo un preventivo, quindi c'è ovviamente l'offerta, e c'è l'assegnazione dell'attività di valutazione a un valutatore. Questo valutatore, come dire, in qualche modo è colui che dovrà poi preoccuparsi di andare a vedere in azienda se quello che sarà scritto nel manuale della qualità, nella documentazione a corredo logicamente del manuale, poi corrisponde effettivamente a realtà. C'è un esame ovviamente da parte del comitato tecnico dell'organismo di certificazione, quindi una volta che è stato redatto il manuale di qualità, una volta che sono state individuate le procedure, è stata preparata tutta la documentazione, questo viene inoltrato all'ente, all'organismo di certificazione, e ovviamente se le cose vanno bene c'è un rilascio della certificazione, e poi quindi c'è il certificato, e solitamente a fronte di questo certificato bisogna poi mantenere il certificato e quindi delle visite di sorveglianza da parte dell'ente di certificazione, che verifica ovviamente che poi nel tempo quello che è stato dichiarato di fare in qualche modo poi effettivamente venga fatto. Se invece si va sul ramo no, ovviamente qui c'è tutta la fase di revisione ovviamente della documentazione, vengono sollevate da parte dell'organismo di certificazione quelle che sono delle integrazioni, dei miglioramenti, delle non conformità, e quindi logicamente l'azienda deve redigere meglio quel documento, comunque deve dedicare maggiore attenzione a quelle che sono delle procedure o dare maggiore visibilità ad altri tipi di attività.
Per quanto riguarda poi la documentazione, diciamo che, ma ripeto, è una chiacchierata di carattere informativo, poi volevo, senza poi scendere nel merito della norma, dirvi soltanto qualche cosa su quelli che sono i punti salienti della norma, giusto così da darvi un'idea generale di quella che è la ISO 9000. Dicevo, la documentazione, come vedete, così come indicato nella norma, una struttura piramidale, di fatto il vertice di questa piramide è il manuale della qualità, quindi è un documento che descrive il sistema di gestione della qualità adottato in azienda, in accordo con la politica e gli obiettivi per la qualità dichiarati. La cosa importante che uno dovrebbe cercare di far capire alle aziende è questo, che in questa documentazione, nel manuale, nelle procedure e quant'altro, uno deve scrivere quello che fa, non quello che uno vorrebbe fare, d'accordo? Deve essere la fotografia di quella che è l'azienda e di quello che fa l'azienda, niente di più. Invece molto spesso quello che si fa è di scrivere logicamente nel manuale quello che uno vorrebbe fare. Sapete che anche noi come università siamo soggette a una valutazione, non abbiamo una certificazione, anche se c'è anche una certificazione dei corsi di laurea a livello europeo, ma c'è una valutazione che oggi viene richiesta dal Ministero, un'autovalutazione da parte dei gruppi di valutazione esterna, dei GEV e da parte dell'ANVUR. Io mi sono occupato per molti anni di questi aspetti sia a ingegneria che in Ateneo e la cosa più ricorrente, l'errore più frequente è questo, cioè che nel manuale dei corsi di laurea, perché vanno valutati i corsi di laurea e poi addirittura l'Ateneo, che pensate che il Ministero dice che nel caso in cui non si raggiunga una valutazione positiva si potrebbe arrivare alla chiusura del corso di laurea, se non addirittura alla chiusura dell'Ateneo, cosa molto difficile, ma potrebbe capitare. E che cosa ho notato? Che appunto molto spesso nei manuali, perché ovviamente anche noi come corso di laurea abbiamo, voi lo sapete forse chi di voi sta nei gruppi che all'interno dei corsi di laurea si occupano della redazione del documento unico della sua RD per la ricerca. Qualcuno di voi si ha mai sentito queste cose? No. È una delle cose che quando me ne occupavo dicevo che appunto si doveva fare anche in termini di questionari, un'attività che dovevamo svolgere per cercare di mettere anche voi al corrente di certe cose che vengono fatte, che vengono richieste al Ministero. Comunque, quello che però sempre ho dato è che nel manuale di qualità molto spesso, molto frequentemente, si scrive non quello che si fa, ma quello che uno vorrebbe fare. E poi logicamente succede che quando viene la valutazione e i valutatori esterni vedono che ovviamente tu hai scritto un manuale bellissimo, pieno di buone intenzioni, ma che è completamente diverso da quello che poi dovresti fare. Sotto al manuale, ovviamente, nei gradini immediatamente inferiori, ci sono le procedure gestionali, che sono le attività e i processi collegati con quello che è il sistema di gestione per la qualità, e quindi le procedure che tu attui all'interno del tuo sistema. Poi ci sono le istruzioni operative e altri documenti, quindi che hanno più un carattere appunto operativo, sono documenti operativi di dettaglio, e infine i documenti di registrazione che riportano poi in corrispondenza delle singole attività, delle attività descritte nelle procedure, logicamente nelle istruzioni operative, riportano i risultati, cioè ogni qualvolta si fa qualche cosa conseguentemente all'applicazione di una procedura o di un'istruzione operativa, ci sono i documenti di registrazione dove appunto io riporto quello che ho fatto e il risultato
dell'applicazione di quella procedura o di quella istruzione operativa. Bene, quindi questo grosso modo quello che io devo fare, e tenete presente che io vengo certificato come azienda, io la prima cosa inoltre all'ente di certificazione il manuale di qualità e le procedure, loro lo guardano, se lo leggono e poi sollevano eventualmente delle eccezioni e poi vengono a fare una visita presso l'azienda e ovviamente verificano poi che quello che sta scritto nel manuale, le procedure ovviamente che ho scritto, siano poi effettivamente applicate all'interno dell'azienda, quindi non sia soltanto teoria. Ecco, questo avevo ricordato alcuni enti di certificazione, no? Come appunto mi avete sentito prima, l'SGS, il DNV, che è il Det Nost Veritas, il Muro Veritas, il RINA e così via, il TUF, che è l'ente di certificazione tedesco, e questi sono tutti quindi enti di certificazione, organismi accreditati da chi? Da Accredia, e quindi c'è il mutuo riconoscimento ovviamente tra di loro delle certificazioni che ovviamente danno a un'azienda ovviamente, e tutti questi enti risultano essere accreditati, quindi significa in sostanza, come vi dicevo, il certificato rilasciato da Bureau Veritas ha lo stesso valore di un certificato emesso dal TUF, dal DINA, anche se poi in alcuni settori e per alcune attività, alcuni tipi di attività produttive viene richiesto l'accreditamento, la certificazione da parte di un ente piuttosto che un altro. Vabbè, ma queste sono. Allora, come vi dicevo, volevo dirvi ancora qualche cosa appunto a proposito della ISO 9000 e quindi dirvi almeno quelle che sono le caratteristiche della ISO, per poi passare logicamente un po' più nel dettaglio a quelli che sono gli strumenti per la qualità. Dicevo, ISO 9000, come si è arrivati alla ISO 9000? Allora, tenete presente che come per il concetto di qualità si è avuto un'evoluzione nel concetto di qualità, quindi si è passato da una qualità di prodotto a una qualità di processo fino ad arrivare ad una qualità di sistema, anche nel caso delle norme e delle norme per la qualità c'è stato nel tempo un'evoluzione di queste norme, che sono ovviamente che sono state appunto delle norme che inizialmente si occupavano di alcuni aspetti e poi nel tempo hanno assunto un significato diverso. Allora, molto rapidamente, senza scendere nel dettaglio, avevo cercato così di fare un excursus di questa evoluzione. Dunque, alla fine degli anni 50, nel 1959, il Dipartimento della Difesa americano promulga queste norme, delle norme che sono le norme utilizzate in ambito militare, le 98-58, che unificano quelli che sono requisiti relativi ai sistemi di qualità dei fornitori, quindi fornitori in ambito militare. Siamo, ripeto, alla fine degli anni 50. Prime norme, quindi ancora una volta in campo militare, da parte di quello che è il Dipartimento della Difesa americana. Anni 60, fine anni 60, la NATO adotta uno standard, il 98-58, quello che era stato promulgato dal Dipartimento della Difesa quasi 10 anni prima, in un formato diverso, è il formato AQAP, cioè Allied Quality Assurance Publication, quindi che viene adottato dalla NATO sempre ovviamente in ambito militare. Anni 70 il Ministero della Difesa britannica adotta questo standard
adottato anch'esso quindi negli anni precedenti dalla NATO, che diventa quindi il proprio Management Program Defense Standard, quindi per il Ministero della Difesa britannica, fino ad arrivare alla fine degli anni 70, dove il British Standard Institution promulga delle norme, primo quality management per usi commerciali, il BSI 5750. E da questo ovviamente il passo è breve, perché negli anni successivi ecco che prendendo spunto da queste norme, ripeto, che vennero per la prima volta utilizzate, impiegate in campo militare, vengono promulgate delle norme che riguardano non più l'ambito militare, ma riguarda le aziende, quindi fa riferimento logicamente al settore industriale. L'ISO TC prepara quindi una prima versione, una prima edizione delle norme ISO 9000, che sono appunto le 9000, 9001, 2, 3, 4, che facevano riferimento ovviamente a diversi settori di attività delle aziende, a secondo se si occupavano soltanto di progettazione e produzione, di progettazione, produzione e collaudo finale, e le 9000 erano invece quelle norme in cui si davano tutta una serie di definizioni per cercare di capire questo mondo della qualità in cui ci si stava affacciando. Nel 90 si stabilisce che queste norme, queste ISO 9000, che erano state appunto preparate alla fine degli anni 80, dovevano essere sottoposte a delle revisioni, e dovevano essere sottoposte a revisioni almeno ogni 5 anni. Si decide così che nel 92-93 doveva esserci una prima revisione della norma, e nel 94 questa prima fase viene completata. Già in quegli anni, appunto vi dicevo, inizi degli anni 90, il numero di aziende in Europa che avevano reso il proprio sistema di qualità conforme a quelli che erano questi standard erano le aziende circa 180.000, oggi ripeto sono oltre 1 milione logicamente nel mondo le aziende che sono certificate ISO 9000. Da qui logicamente si ha un'evoluzione di quelle che sono le norme e le varie edizioni delle norme. Tenete presente che dunque terminata questa prima revisione delle norme nel 96 si riconferma la seconda fase di revisione. Nel 97 viene condotta un'indagine su un campione di aziende, in particolare su 1120 utilizzatori. Questo era così come erano ripartiti tra industrie, organismi di certificazione, servizi pubblici. Perché? Perché si stava logicamente mettendo a punto una nuova edizione della norma che doveva essere poi la cosiddetta la Vision 2000, no? Che forse avete sentito parlare, che altro non era che la versione 2000 della ISO 9000. Le tappe, non mi soffermo nemmeno, ma che comincia logicamente questo processo di revisione sulla base logicamente di quelle che erano le indicazioni ricevute da questo campione di oltre 1000 aziende, comincia nel 98, 99, 2000, per arrivare ovviamente a quelle che sono le cosiddette Vision 2000 o le 9000 edizione del 2000. Dove appunto vengono promulgate, emanate queste norme alla fine del 2000, e c'è un primo passaggio importante, perché si passa da, nella norma si parlava di sistemi di assicurazione qualità
Con la 2000 si passa a sistemi di gestione per la qualità, quindi Quality Management System, quindi già questo è un notevole passo avanti che viene fatto, quindi si passa da, così come veniva detto nella norma, certificazione di un sistema di assicurazione della qualità, di garanzia della qualità, a un sistema di gestione per la qualità, e quindi già questo è un grosso stravolgimento della norma, che quindi fa riferimento non più a quelli che sono sistemi di assicurazione, ma sistemi di gestione per la qualità. La norma ISO 9000 è una norma diversa rispetto ovviamente a quella precedente. Vedete che rispetto alla precedente, dove appunto c'era la 9000, 9001, 2, 3, 4, la norma prevede soltanto una 9000, con la 9000 dove c'era il vocabolario, diciamo, la 9001 che riguardava i sistemi di gestione della qualità e i requisiti, e la 9004 che era una sorta di linee guida per l'applicazione logicamente di questa norma all'interno delle aziende e dei sistemi produttivi. Nel 2008 poi si arriva a quella che è la stesura dell'ultima versione della norma. C'è poi una norma, l'ultima edizione, quella del 2015, ma comunque la 9001 del 2008 e poi la nuova edizione, poi quella della norma, poi ci sono stati ulteriori revisioni ma piccoli cambiamenti. Questa norma appunto che viene emanata nel 2008, resa pubblica nel 2008, di fatto sostituisce l'edizione, quella del 2000, e la differenza ovviamente è che questa norma viene pubblicata, viene diffusa, tenendo conto soprattutto una serie di esigenze, ma soprattutto cercando di far sì che la norma risulti compatibile con che cosa? Con un'altra norma, con la ISO 14000, che riguarda la certificazione dei sistemi di qualità ambientale, e con un'altra norma ancora, che è l'OHSS, la 18000, che riguarda invece la sicurezza. Questo perché? Perché in questo modo si comincia a parlare poi anche di sistemi integrati di gestione, ovvero queste norme, quelle che riguardano la qualità, l'ambiente e la sicurezza, risultano avere molti punti in comune, e questo ovviamente fa sì che si possa arrivare ad un sistema di gestione integrato, quindi con il quale io riesco contemporaneamente a gestire gli aspetti di qualità, gli aspetti ambientali e gli aspetti di sicurezza. Quindi le norme, come dire, immaginate tre insiemi che ovviamente sono in parte disgiunti per gli aspetti propri della qualità, dell'ambiente e della sicurezza, ma che hanno poi punti in comune, intersezioni in comune per alcuni aspetti gestionali. Un'ultima cosa e poi fermo. Dunque, tenete presente le norme come si configurano. Ovviamente le norme, leggete appunto qui, ISO 9000 edizione 2008, quindi riguardano ovviamente queste ISO i sistemi di gestione per la qualità, quindi sono le ISO 9001, e quindi stabilisce la norma i requisiti che le organizzazioni devono avere, e requisiti che poi devono essere verificati, il cui possesso quindi deve essere verificato dagli enti di certificazione. Accanto alla ISO 9001 esiste la ISO 9004, sistemi di gestione per la qualità, che sono invece le linee guida, quindi ci si è preoccupati di scrivere anche delle linee guida per l'applicazione di quelle che sono queste norme all'interno dell'azienda, quindi linee guida per il miglioramento delle prestazioni. Ovviamente, ve l'ho già detto prima, le norme non sono cogenti, quindi è una scelta dell'azienda, è l'azienda che
decide per motivi strategici, per motivi di opportunità, per motivi di mercato, di certificarsi secondo questa norma. Ma le norme non finiscono qua. Per quanto riguarda la famiglia delle 9000, tenete presente che esiste la 9000 edizione 2005, che invece sistemi di gestione per la qualità, che invece è un vocabolario, quindi stabilisce un linguaggio comune in ambito qualità e logicamente il linguaggio che solitamente ricorre nelle norme, nelle ISO 9000. L'ISO si è preoccupata poi di promulgare delle altre norme di supporto logicamente alle 9000, in particolare la ISO TR 10013 dà delle indicazioni per quello che è la stesura del manuale della qualità, quindi ci sono delle norme guida al manuale di qualità e quindi costituisce una traccia per la redazione del documento manuale di qualità, che è poi quello che le aziende devono presentare per sottoporsi a certificazione. Ma non finisce qua, perché a parte queste norme, sempre per quanto riguarda i sistemi di gestione della qualità, esistono delle altre norme, in particolare le ISO 10001, che fanno riferimento a linee guida per i codici di condotta delle organizzazioni per la soddisfazione del cliente. Esistono ancora le 19.011, che fa riferimento invece alle linee guida per gli audit, che sono ovviamente le visite che possono essere condotte in azienda. E tenete presente che il concetto di audit ovviamente può essere interno o esterno all'azienda, quindi ci sono sia delle linee guida, quindi lo stesso fatto per esempio che avviene anche nelle università, no? Per cui c'è una valutazione esterna e un'autovalutazione anche all'interno di un corso di laurea. Analogamente le aziende che si sottopongono a certificazione, che cosa fanno? Possono condurre degli audit interni, quindi per misurarsi, misurare se stessi, oltre logicamente a degli audit esterni che ovviamente vengono svolti da enti esterni, da terze parti. Bene, le norme 19.011 danno delle linee guida per gli audit dei sistemi di gestione, sia per la qualità che di gestione ambientale. Oltre ovviamente a quest'altra norma 10.012, gestione per la qualità nelle apparecchiature di misura e nelle misurazioni, che sono ancora altre norme che rientrano sempre in quella grande famiglia delle 9000. Quindi alla fine uno si addormenta, c'è la furia di gente leggere e capire e seguire logicamente queste norme, che ripeto sono particolarmente articolate. Tra altre cose, io nel corso logicamente non vi parlo della norma, vi do soltanto delle informazioni sulla norma, perché fare lezione o un corso sulla norma è completamente inutile, anche perché la norma oggi c'è, domani cambia, e quindi a quel punto logicamente non ha tanto senso. Allora, quello che io cerco e cercherò di fare tra la lezione di oggi, che ovviamente abbiamo quasi finito, la lezione della prossima volta, e di farvi capire i principi che sono alla base della norma. E di fatto quello che le caratteristiche della norma, ve li accenno e li riprendiamo poi la volta scorsa, le principali caratteristiche della norma sono queste: un'organizzazione orientata al cliente, una compatibilità e integrazione logicamente con quelle che sono le altre norme, in particolare le ISO 14000, le norme OHSAS sulla sicurezza, la necessità di adottare ancora una volta una logica di gestione orientata ai processi, e capiremo logicamente questo che cosa significa. Tener conto ovviamente di tutta una serie di problemi che erano emersi sulla base di quell'indagine svolta su un campione di aziende, questo
nel 1994, ancora il concetto di autovalutazione e di miglioramento, oltre che di valutazione esterno, che ovviamente è l'altro principio che è alla base della norma, nonché una norma che possa essere logicamente di facile comprensione e applicazione e che possa poi essere come dire customizzata a seconda logicamente dell'azienda, del tipo di azienda e logicamente del tipo di processo che l'azienda realizza. Ok, allora io mi fermo qui.